Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Exotic Farm Canale. In questo nuovo video andremo a vedere la scheda di allevamento del persico sole, o meglio Lepomis gibbosus. Il persico sole è un grosso pesce, diciamo più che altro da laghetto, che possiamo trovare nei fiumi e nei laghi degli Stati Uniti, dal Nord Dakota fino alla Carolina del Sud. Lo possiamo trovare anche nel sud del Canada centrale, anche fino al Quebec. È un pesce che tranquillamente supera i 25 cm di grandezza, è molto particolare per la sua colorazione, ha dei riflessi azzurri e dei riflessi marroni principalmente, è appunto un predatore. Io consiglio di partire con un gruppetto di 4, 5, 6 esemplari piccolini, quasi avannotti, e poi fare formare un paio di coppie, dopodiché togliere gli altri. Per quanto riguarda l'allestimento della vasca, se parliamo di acquario, ci vuole un fondo di sabbia più fine possibile, dei tronchi e delle piante. L'allestimento deve essere comunque abbastanza spartano. Le cose importanti sono la sabbia e i tronchi, soprattutto dei rami che percorrono l'intera vasca. È un pesce abbastanza aggressivo, non lo consiglio di tenerlo in convivenza con altri pesci, se comunque almeno non abbiamo un laghetto molto grande. Non è un pesce di difficile allevamento, l'importante, ripeto, sarà una vasca grande e comunque un'alimentazione adeguata. Se lo nutriremo principalmente con pezzetti di pesce o addirittura pesci vivi, principalmente come gambusi o latterini, sarà l'alimentazione migliore. Una cosa interessante è che il Lepomis gibbosus si ibrida senza difficoltà con il Lepomis channellus e anche con il Lepomis macrochirus. Sono tutti altri persici, sempre della stessa famiglia del persico sole. Come dicevo, ha una livrea molto particolare e colorata, soprattutto accesa, e secondo me non ha nulla da invidiare al classico pesce rosso o comunque altri pesci da laghetto colorati. È un pesce che non si trova facilmente nei negozi di acquari, questo perché in realtà non è molto richiesto, ma a dir la verità non è molto conosciuto. Però secondo me è un pesce che andrebbe preso in considerazione. Per quanto riguarda i valori dell'acqua, non richiede particolari valori, diciamo che dal 6,5 fino al 7,5 di pH vive tranquillamente. Ovviamente i valori intermedi sono sempre i migliori, quindi 7 di pH ci sta proprio alla perfezione. Per quanto riguarda le temperature, anche in questo caso non richiede particolari temperature, lo possiamo tenere in laghetto tutto l'anno, anche qui in Italia, anche al nord, quindi tranquillamente vive sotto il ghiaccio. E per quanto riguarda la temperatura massima, diciamo che i 30 forse li supera anche, ci sta tranquillamente. Per quanto riguarda la durezza, neanche la cito perché, come detto, è un pesce veramente rustico, si adatta praticamente a quasi tutti i valori. Ovviamente non andiamo a pH troppo alti o troppo acidi, che poi in quel caso diventano nocivi, però veramente si adatta a qualsiasi cosa, possiamo dire. Adesso parliamo delle convivenze. Come detto, in acquario teniamolo solo, in laghetto possiamo tenerlo con le gambusie, però sapendo che lui le andrà a mangiare. Con i pesci rossi può convivere, però il laghetto deve essere grande, perché in un laghetto piccolo succederebbe che lui diventerebbe praticamente il dominante della vasca e quindi andrebbe a scacciarli, andandoli o a ferire e poi a uccidere, o addirittura andandoli a stressare così tanto che poi li farebbe morire. E ricordiamoci che anche in questo caso lui poi andrà a predare avannotti di pesce rosso di qualsiasi dimensione fino ai 3-4 mesi di vita. Convive tranquillamente con le carpe koi. Una carpa koi supera i 70 cm di lunghezza, quindi il persico sole non può essere pericoloso. Convive anche con le Leuciscus, alborelle, carpe amur, carpe a specchi, carpe regina, un po' praticamente tutti i pesci del laghetto lui ci convive, magari quelli non troppo piccoli come sanguinero o l'Oreus amarus. Parlando della riproduzione, non è particolarmente difficile se lo teniamo in laghetto. Come ho detto, basterà che prendiamo un gruppetto di 5, 6, 7 persici di piccole dimensioni, quasi avannotti, li mettiamo in laghetto, ovviamente abbastanza grande, con sabbia fine sul fondo, loro cresceranno, non appena si forma la coppia, vedremo che possiamo andare a formare delle sorte di nidi in mezzo alla sabbia,
e poi la coppia si andrà a riprodurre, farà le uova. Il comportamento possiamo dire che è similare a quello della maggior parte dei ciclidi, soprattutto ciclidi africani, per quanto riguarda appunto il comportamento della riproduzione. Il laghetto cresceranno tranquillamente da soli, non dovremo fornire alimentazione o nulla. In acquario diventa più complicata. Se schiuderanno, poi dovremo andare ad alimentare gli avannotti con nuovo plidertime salina, farli crescere, eccetera, eccetera. Ma in acquario neanche la considero, perché già è difficile allevarlo, ma addirittura riprodurlo lo diventa ancora di più. Bene ragazzi, detto questo, io con questo video ho concluso. Spero vi sia stato utile, è un pesce che secondo me va preso in considerazione sempre di più. Detto questo, io vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti.